Buongiorno mondo, siamo svegli da un po' perché faceva ben caldo sul camper. Adesso stiamo andando a fare un po' di spesa perché ci serve dell'acqua potabile, che lì all'area di sosta ci hanno detto che non si può bere quella dei rubinetti, quindi non possiamo riempire le nostre borracce, le nostre bottiglie. Ma prima la Simo sta cercando una parrucchiera perché stasera vuole andare bella per Vasco, tutta a tiro, tutta in tiro. Tutto in tiro no, ma almeno non con questi capelli. Tanto dovrà tenere il cappellino tutto il giorno perché là c'è un sole della Madonna, il Sì, ma se pomeriggio. me lo tolgo non sono Guarda, guarda, così. guardate tutti. Vabbè, andiamo dalla Pinnoira e poi andiamo a fare la spesa. Mannaggia, ste donne. E mentre la signora si sta facendo i capelli, io sono andato a prendere la cassa d'acqua. Sto andando all'area di sosta a posarle e tra poco vedo la pettinatura che si è fatta. E finalmente, finalmente la Simo non si lamenterà più per i suoi capelli, che è 3 giorni che mi dice: sabbia del mare, il sale, il sole, il cappellino, il sudore, ma che testa che c'ho! Guardatela, tutta contenta, pronta per il concerto di stasera e domani sono di nuovo scombinati come Non fa oggi. niente. Non fa niente, però lei deve essere precisa e quindi adesso andiamo a fare colazione finalmente, a dopo. E buona colazione. Pistacchio, caffè macchiato, caffè normale e sacco pieno, mozzarella e prosciutto per il giappino che ama il salato. Io l'avevo detto, con tutti i soldi che ha speso per farsi la piega, una giornata di sole così, si deve mettere per forza il cappellino in testa e la sua piega va a farsi benedire. Vabbè. Bando alle ciance, oggi giornata un po' relax, anche se fa caldissimo, camminiamo relativamente meno che gli altri giorni. Adesso siamo proprio davanti al teatro Politeama, davanti, e solo perché stasera, ormai ve lo possiamo dire, andiamo al concerto di Vasco Rossi allo stadio Barbera di Palermo. Forse l'avrete anche già capito e intuito nelle storie e video precedenti, ma ora ve l'abbiamo detto. A questa sera concerto di Vasco Rossi. Per me sarà almeno il 18°, per lei è il primo. A dopo. More moments later. E ovviamente stiamo ancora mangiando, ci stiamo mettendo un po' in forze per andare al concerto. Ok, avete ragione, mangiamo sempre fritto, robe pesanti, ma in Sicilia non è che puoi mangiare sempre leggero, però adesso che ci stiamo preparando per poi andare allo stadio tutto il giorno sotto il sole, una bella anguria fresca e pare già una festa. Non faceva ridere. Però guardate qua, cos'è questo? Per cosa? È il nostro tesoro qui dentro. Ma anche qua ci sono i panini per la cena. A dopo. È partita la nostra sfida contro l'AMAT, l'azienda dei trasporti municipali di Palermo. Siamo diretti verso lo stadio, ma le linee 101 e 106, che sono quelle che avevamo pensato di prendere perché fermano zona stadio, dicono che sono deviate proprio per evitare il caos del concerto. Noi pensavamo che invece le rafforzassero proprio per portare la gente allo stadio senza usare i propri mezzi. E vedremo, noi andiamo a prendere comunque la 106, adesso prendiamo un pullman che ci porta in zona della fermata della 106, poi prendiamo la 106 e vediamo fin dove arriva, poi da dove ci lascerà dovremo farcela a piedi, penso un chilometro e mezzo di camminata, ma il problema non è camminare, lo sapete che noi camminiamo sempre. Anche 20 km al giorno, ma oggi ci sono 38-39 gradi, si muore. Puoi stare tutto il giorno allo stadio, abbiamo i biglietti del Prato, non ci sarà ombra mai, manca a pagarla, quindi game on ragazzi, se non ci vedete più veniteci a trovare allo stadio Barbera. A dopo. Ok, potremmo dire che ufficialmente la prima sfida contro l'AMAT la stiamo perdendo
il primo pullman che avremmo dovuto prendere, dopo un quarto d'ora dell'orario previsto, non era ancora arrivato. Allora ci siamo incamminati e i 2 chilometri per arrivare all'altra fermata li stiamo facendo a piedi. Solo che, come vi dicevamo, si schiuma oggi, ci sono 39 gradi e la strada è sempre al sole. La Simo mi sta odiando, ma non è proprio colpa mia, Anzi, non è colpa mia del tutto, perché è colpa dell'ama che non ci ha aspettati. Anzi, non che non ci ha aspettati, che non è venuta a prenderci. Vabbè, comunque ci mancano 700 metri all'altra fermata. Siamo quasi lì. Che palle! Al momento dovreste passare, 10 minuti e passa. Siamo alla fermata, che è questa qua. Siamo qui da 18 minuti circa, l'orario dovrebbe essere 17:28 e sono passate adesso le 17:28 e vediamo tra quanto arriva veramente. Noi ci speriamo, abbiamo chiesto qui ai signori dell'ortofrutta e dicono che passa, quindi noi ci speriamo, anche se arriva un po' in ritardo, ma di qui non ci muoviamo. La Simo dice di essere un po' più leggera e tranquilla adesso che siamo saliti sul pullman finalmente. C'è una deviazione che ovviamente non arriva fino allo stadio, che sarebbe il capolinea ufficiale, ferma a 200 metri, 300 come dicono loro, ma credo un po' di più. E comunque Vasco, stiamo arrivando. E dalla fermata come fai ad arrivare allo stadio? Seguo la massa. In coda per il bagno con i numerini, sono super organizzati in questo bar. Si fa la coda col numerino per andare in bagno. Il caffè l'abbiamo bevuto e aspettiamo il nostro turno. Siamo al 54, noi siamo al 70-71. Non finisce più. Siamo entrati allo stadio Barbera, siamo seduti in attesa e ovviamente cosa stiamo per fare adesso? Mangiamo. Niente, la birra adesso valutiamo, perché ci siamo bevuti le 2 birrette fuori e qua dentro come al solito bisogna comprare token, mica token, code, valutiamo, iniziamo a mangiare e tra un'ora inizia il concerto. Sono sopravvissuto a 3 malattie mortali nel 2015, quando sono andato in coma 3 o 4 volte, preso per un pelo, fino al 2020, quando è arrivata questa catastrofe mondiale. Io penso che sopravviverò anche a questo, io sto cazzo. Forse però, sai cosa c'è? Un modello di noia per il lockdown. Te l'ho detto una cosa, però alla fine, se ci penso, io non sono solo sopravvissuto, io sono un super vissuto. Thank you.
domani sera. Grande scivolatore al trombone Roberto Soriondo.
World, Universe, Infinity, la chitarra di Steppers! La musica è un'arma potentissima! Tutte le grandi storie cominciano da un sogno, ma poi serve tanta passione, tanto lavoro e tanto impegno. Non si diventa Vasco Rossi per caso. Quello che avete visto stasera è lo spettacolo più potente e emozionante del mondo. A nome di Vasco ringrazio a tutti coloro che hanno reso straordinario questo evento. Ciao a tutti, alla prossima! È 1:54 di notte, finalmente siamo riusciti ad arrivare al camper. Abbiamo dovuto cambiare 4 pullman. Sul primo c'è stata un po' una rivolta perché era strapieno e l'autista ovviamente non apriva le porte alle fermate e ci hanno bloccato, hanno dovuto chiamare la polizia. È stato un po' momenti di tensione, però poi siamo arrivati tutti incolumi. Ma a parte queste cose, il concerto è stato grandioso. Vasco era in super forma e la Simo era tutta emozionata. Sì. Com'è stato? Bellissimo. E adesso sei? Distrutta.
Mi hanno preso i gettoni per andarci a fare la doccia calda. Stiamo parlando a bassa voce perché ci sono i camper dietro di noi che ovviamente non sono andati al concerto di Vasco e stanno dormendo da un po'. Quindi buonanotte a tutti. A domani. Ciao.